Ladies and gentlemen, sta per iniziare e va ora in onda una nuova puntata, la quarta dall'inizio dell'anno della seconda nuova stagione e la cinquantesima di The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui su Science Web Radio, in Science Web Network, www.sciencewebnetwork.net. Puntata in onda tutti i giorni, ogni giorno dal lunedì alla domenica. Questa volta questa puntata va in onda dal lunedì 11 febbraio 2013 alla domenica 17 febbraio 2013, ogni giorno, con il primo appuntamento della giornata appena iniziata a mezzanotte, per poi ritornare alle ore 6 del mattino ed ancora alle ore 12, ovvero a mezzogiorno, ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata alle ore 18, ovvero alle 6 di sera, CET, Central European Time! Bene, carissimi amici web radio ascoltatori, ancora un ben ritrovati qui su Science Web Network, in Science Web Radio, con il vostro caro Gianluca che vi dà un calorosissimo saluto, un ringraziamento particolare a tutti coloro che mi seguono e ci seguono qui su Science Web Network, ed un ringraziamento per la vostra stima, affetto e fiducia. Naturalmente un ben ritrovati, un benvenuto anche a tutti coloro che ci ascoltano per la prima volta. Vi ricordo che ci trovate sempre nel nostro blog, il www.sciencewebnetwork.net. Ci potrete sempre scrivere alle nostre caselle di posta elettronica in info@science.com e poi gianluca@science.com per chi volesse scrivere a me personalmente per parlare della propria rock band o per fare richieste, nonché anche qualsiasi cosa. Sarò ben lieto di avere vostre notizie e anche di rispondervi. Ed infine, importantissima, la casella di posta elettronica di Luca, il nostro preziosissimo collaboratore Luca, il nostro compare di lunedì sera, luca@science.com, a cui potrete scrivere per quanto riguarda la programmazione di Science Web Network e il palinsesto per venire ospiti delle nostre consuete trasmissioni in diretta web dei lunedì sera. Provvisoriamente i due compari più uno, due, giunta anche questa la seconda edizione, il secondo anno insieme, il lunedì sera dalle ore 22, e questi ultimi lunedì stanno diventando davvero eccezionali e speciali, con degli ospiti d'onore veramente strepitosi, quindi vi aspettiamo i lunedì. Naturalmente tutte queste cose, come le varie trasmissioni, rubriche e programmi che vanno in onda su Science Web Network, sono sempre riascoltabili, non solo in differita perché vengono riprogrammati nel palinsesto di Science, ma anche nel nostro blog www.sciencewebnetwork.net, nel nostro sito www.sciencewebnetwork.it, in Facebook, nella nostra pagina Facebook con il nome Science Web Network ci trovate come blog e sito di intrattenimento, e poi su YouTube troverete le cose che il grande Science, il mitico Science, che fa tutto un grande lavoro di regia e alle spalle nel network a livello anche informatico, vi carica per voi. Con il nome Science Radio troverete le cose che vi carica. E adesso, cari amici, ultima cosa anche in, naturalmente, Twitter, con il nome Science, @Science, @Science, troverete in Twitter. E stavo dicendo, e adesso, cari amici, ritorniamo con la storia dei mitici The Who! Sì! E riprendiamo dove eravamo rimasti nella precedente puntata, che era appunto la 49esima, la terza dall'inizio di quest'anno, della seconda stagione, come dicevo, di The Rock Band History! Sì! Ed eravamo arrivati appunto alla fine degli anni 80, dove si diceva che negli stadi del Nord America gli Who, nel tour che fecero, vendettero in tutto ben 2 milioni di biglietti. Pensate un po'. Nel 1990 gli Who vennero nominati per l'inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame e vennero descritti come i primi candidati ad aspirare al titolo di World's Greatest Rock Band, diciamo la più grande rock band. Solo i Beatles e i Rolling Stones ricevettero la stessa presentazione alla Rock Hall. E nel 1991 il gruppo registrò una cover del pezzo di Elton John, Saturday Night's All Right for Fighting,
per un album tributo. E questa fu anche l'ultima incisione in studio di John Entwistle con gli Who. E poi Pete Townshend andò in tour nel 1993 per promuovere il suo album Psycho the Relict. Ed Entwistle partecipò ad una serata suonando in molti pezzi insieme a Townshend stesso. Nel 1994 poi si diffuse la notizia che gli Who avrebbero fatto un tour per il loro 30° anniversario dalla fondazione del gruppo. Poi però il tour non si fece, ma Roger Daltrey, quando compì 50 anni, celebrò l'evento con due concerti alla Carnegie Hall. Queste esibizioni inclusero degli ospiti speciali, tra cui anche John Entwistle e che naturalmente lo stesso Pete Townshend, anche se poi i tre non suonarono insieme. Daltrey andò in tour lo stesso anno con l'accompagnamento di un'orchestra e con Entwistle come ospite speciale, e la formazione per questo tour comprendeva anche John Rabbit Bandrick alle tastiere, Zach Starkey alla batteria e Simon Townshend alla chitarra, proprio in sostituzione del fratello, naturalmente Pete Townshend. E sebbene Pete Townshend diede il consenso ad Daltrey di chiamare questo gruppo The Who, Daltrey comunque non accettò. E quindi il tour fu chiamato Daltrey Sings Townshend, e non ebbe però il successo tanto sperato che si aspettavano. Nel 1996 fu chiesto a Townshend di riformare gli Who per esibirsi ad un concerto ad Hyde Park a Londra. Egli quindi contattò Entwistle e Daltrey, che accettarono la proposta. E l'idea di Townshend consisteva praticamente nell'esecuzione di Quadrophenia in chiave acustica, con l'utilizzo di parti del film da proiettare sugli schermi, e al gruppo si unì Zach Starkey alla batteria, benché fosse inizialmente riluttante un po' all'idea di Pete Townshend, e Bandrick alle tastiere e Simon Townshend alla seconda chitarra. E venne inoltre incluso John Carin come tastierista aggiunto, una sezione di fiati, diversi coristi e molti ospiti furono poi invitati a partecipare alla performance, tra cui anche David Gilmour, Ed Edmondson, il giornalista Trevor McDonald e Gary Glitter, che colpì incidentalmente Daltrey, cantante Roger Daltrey, ad un occhio con l'asta di un microfono proprio il giorno prima del concerto. E l'intera rappresentazione fu narrata da Phil Daniels, che impersonò Jimmy, appunto il mod protagonista della storia di Quadrophenia del film poi. E nonostante qualche difficoltà tecnica, lo spettacolo ebbe un grande, grossissimo successo, tanto da essere replicato per ben 6 serate consecutive, che naturalmente registrarono il tutto esaurito al Madison Square Garden di New York. E queste esibizioni non verranno comunque eseguite sotto il nome dei The Who. Il successo di queste esibizioni portò ad un tour negli Stati Uniti e poi anche in Europa, e lo show venne riadattato per il tour ed includeva poi molti classici dei The Who, e naturalmente come bis da suonare. Il tour venne eseguito sotto il nome dei componenti del gruppo e a volte sotto il nome anche di The Who, probabilmente anche per aiutare un po' alla vendita dei biglietti e supportare la carenza appunto della vendita di tali biglietti. Dopo il successo del tour, gli Who si sciolsero per l'ennesima volta e Townshend si dedicò ad esibizioni principalmente in acustico. Entwistle si dedicò ad esibirsi con il suo gruppo, The John Entwistle Band, e Roger Daltrey, il cantante, andò in tour con The British Rock Symphony, eseguendo brani sia degli Who che altri pezzi classici del rock, accompagnato naturalmente da un'orchestra. E verso la fine del 1999 gli Who si riunirono in formazione a 5 con Bandrick e Starkey, ancora di nuovo insieme, e si esibirono per diversi concerti di beneficenza naturalmente in piccoli locali. Molti dei pezzi eseguiti in questo periodo erano estratti da Who's Next ed includevano anche pezzi non eseguiti da oltre 30 anni. Bene cari amici, anche per questa puntata, la 50esima totale dall'inizio di questa stupenda avventura, e la quarta dall'inizio di questa invece seconda stagione, secondo anno assieme del 2013, è davvero tutto. Il vostro Gianluca si congeda da voi, vi ricorda di ascoltare sempre Science Web Networking, Science Web Radio e Science Web TV sul nostro blog www.sciencewebnetwork.net, dove troverete tutte le varie altre trasmissioni, rubriche e programmi da guardare e soprattutto ascoltare
sempre e rigorosamente online. Grazie per essere stati al nostro e soprattutto al mio ascolto, e mi raccomando, ci sentiamo la settimana prossima per una nuova puntata di The Rock Band History. Ciao a tutti e grazie. Be happy, be safe, and don't let anybody put you and make you down. Ciao.